Allora, beata Giovanna che vive in un luogo così lussureggiante e sempre verde. Adesso cambiamo decisamente argomento. Era il 29 ottobre 2018 quando ci fu il primo disastro aereo in Indonesia. Un Boeing 737 appena decollato da Giacarta precipitò in mare. Le vittime furono 189, tra cui l'italiano Andrea Manfredi. E lo scorso 10 marzo, a distanza di 5 mesi, un altro Boeing, sempre 737, precipitò dopo il decollo da Addis Abeba. 157 i morti, tra cui 8 italiani. E allora ne vogliamo parlare con i miei ospiti in studio. Do il benvenuto al direttore generale dell'ENAC, Alessio Quaranta, e Marco Terranova, direttore dipartimento tecnico piloti UIL Trasporti, per parlare ovviamente della sicurezza dei nostri voli. Benvenuti all'Italia con voi. Allora, direttore, parto subito da lei. Visto che è il direttore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cosa si occupa esattamente l'ENAC? L'ENAC è un'amministrazione un po' poliedrica, nel senso che si occupa a tutto tondo, a 360 gradi, di ogni problematica che riguarda il trasporto aereo in Italia. Tenga conto che da noi, solo per dare un esempio, lavorano ingegneri aeronautici, ingegneri elettronici, architetti, ingegneri civili, piloti, controllori di volo, economisti, medici, ispettori aeroportuali, psicologi, avvocati, quindi è un'amministrazione che ha competenze veramente a 360 gradi. Noi ci occupiamo, in funzione della sicurezza, di governare e regolamentare ogni aspetto della vita del trasporto aereo in Italia. Ecco, proprio perché noi stiamo parlando di sicurezza, che ha un ruolo fondamentale, l'ENAC cosa fa per garantirla al meglio? Ripeto, tutto quello che noi facciamo è comunque finalizzato a garantire la sicurezza dei nostri viaggiatori, sia la parte più prettamente tecnica, quando si va a fare l'ispezione sull'aeroplano per verificare che tutto sia a posto, piuttosto che nella fase di omologazione dei pezzi di ricambio, ma anche quando si va a fare una verifica della capacità finanziaria dell'operatore, sia aeroportuale che dell'operatore aereo, sia la compagnia aerea che l'aeroporto, è sempre in funzione della garanzia della massima sicurezza. Le faccio un esempio banale: a noi poco interessa che la compagnia aerea, in quanto impresa commerciale, guadagni o meno dalla propria attività, se non in funzione del fatto che quel guadagno garantisca la sicurezza. E andiamo a verificare, per esempio, che nel caso in cui ci possa essere, non lo so, una sofferenza nei pagamenti dei fornitori, questo non abbia un riflesso sulla sicurezza. Cosa significa? Guadagnare di meno vuol dire fare meno controlli manutentivi, acquistare meno pezzi di ricambio e via dicendo. Quindi è tutta un'attività legata alla garanzia assoluta della sicurezza del passeggero. Io immagino che voi facciate un ottimo lavoro, ma le chiedo perché esistono ancora, cioè al giorno d'oggi, dei disastri simili a distanza di 5 mesi poi? Ma guardi, se noi facciamo un ragionamento che vede i vari modi di trasporti messi un pochino in concorrenza, se non in competizione, i dati ci dicono che il trasporto aereo è il modo più sicuro per viaggiare nel mondo. Vero. È logico che siamo in un'attività fortemente tecnologica, dove l'evoluzione della tecnologia ci ha chiaramente aiutato nel tempo a migliorare il rateo di incidentalità. Sia pur tendendo verso lo zero, ancora non si è riusciti a comprimere la rischiosità fino allo zero assoluto. Un minimo di rischio in queste attività c'è sempre, però i numeri ci dicono, confortandoci, che parliamo del modo realmente più sicuro di viaggiare nel mondo e quindi anche nel nostro paese. Peraltro nell'Europa occidentale abbiamo dei ratei di sicurezza notevolmente più elevati di quelli che abbiamo registrato in altre parti del mondo, a dimostrazione che l'investimento fatto in sicurezza da noi ha pagato. Marco, lei è un comandante, l'abbiamo invitata qui anche perché lei è istruttore, per farci capire che cosa effettivamente significa far volare un aereo, quali sono i pericoli, qual è la formazione. Far volare un aereo richiede professionalità, come in tantissime altre attività, preparazione, studio, aggiornamento. Per fare questo è necessario che l'organizzazione, non solo l'autorità, come diceva il dottor Quaranta, ma anche le singole compagnie aeree, predispongano un addestramento adeguato, costante, continuo,
E questa operazione viene fatta proprio per assicurare la massima tranquillità ai passeggeri e la massima sicurezza a quello che è il sistema di trasporto, lo dicevo poco fa, il Tor 40 più sicuro al mondo. Siamo in numeri decimali, 0,03% di cause di incidenti per ogni milione di voli. Nessun altro mezzo di trasporto è così sicuro, ma nonostante questo non ci si accontenta e costantemente si viene aggiornati e preparati per garantire la massima sicurezza del trasporto aereo. Ma di base ci sono più errori umani o tecnici? Assolutamente sì, ci sono più errori umani. È una, nella percentuale dei voli che diminuisce, di incidenti che diminuiscono, l'errore umano rimane la parte prevalente, superiore al 60%. Il fattore umano viene chiamato così, proprio lo human factor in inglese, perché ovviamente la materia è la lingua più utilizzata, rimane sempre costantemente l'elemento chiave. L'uomo è l'anello della catena decisivo, l'ultima barriera comunque contro l'incidente, ma comunque la più fragile. Ecco perché è necessario che sia in perfette condizioni psicofisiche e anche con un ottimo addestramento. Direttore, continuiamo a parlare di sicurezza. Da quel fatidico 11 settembre 2011 i controlli sono aumentati notevolmente sui bagagli, a volte è anche faticoso, diventa faticoso viaggiare, soprattutto quando si hanno bambini e quant'altro. Possiamo dire che c'è la stessa attenzione anche nei riguardi degli aerei e di chi si imbarca? Sì, senza dubbio, anzi devo dire che purtroppo l'11 settembre ha cambiato un pochino la storia dell'aviazione civile commerciale e ci ha portato a doverci confrontare con minacce che prima erano inimmaginabili. E questo ha comportato un incremento dei livelli di sicurezza in termini security, cioè di difesa da questo tipo di eventi, che si è avvicinato e quasi completamente adesso ha raggiunto quello di safety nel senso di sicurezza dell'attività di navigazione aerea, su cui si era sempre puntato per garantire la sicurezza dei passeggeri. Più che dire la sicurezza in termini di sicurezza del volo ha raggiunto i livelli della security, è un po' il contrario, cioè siamo cresciuti nella security fino ad arrivare ai livelli della sicurezza della navigazione aerea. È chiaro che sono spesso attività un po' invasive da questo punto di vista, però va detto che questo minimo sacrificio rispetto anche alla sfera personale in funzione di questo bene comune che è la sicurezza possa essere tranquillamente accettato. Io le parlo non solo da direttore generale, le parlo da cittadino, ma le parlo anche nel contesto delle mie attività internazionali da responsabile europeo per 44 paesi europei delle politiche di sviluppo della sicurezza aeronautica per i paesi aderenti, dove noi andiamo a valutare tutte quelle nuove norme che vanno introdotte per garantire sempre più la sicurezza dei voli dei cittadini europei e dove devo dire che l'attività è sempre crescente, perché ahimè purtroppo la tecnologia, così come ci ha aiutato, diceva prima il comandante, nell'ambito della garanzia della sicurezza del volo quando l'aeroplano vola, allo stesso tempo ci costringe a correre e a immaginare sempre nuovi modelli e nuove modalità di garanzia della sicurezza in funzione di una minaccia che evolve continuamente. Questo purtroppo è un dato di fatto che anche la politica degli ultimi anni ci ha insegnato a dover convivere con. Comandante, una curiosità, lei ha mai pilotato un aereo come quello che è precipitato? No, come quello che è precipitato letteralmente no. La serie 737, cioè la serie dei Boeing 737, che è uno degli aerei più diffusi al mondo, sì, sul quale anche, come dicevo prima, ho svolto il ruolo di istruttore per diversi anni ed è un aereo, lo chiamiamo un padre di famiglia, come definiremo, un aereo estremamente sicuro. L'aereo, come quello che è incidentato, è una serie successiva, 737 8 MAX 8, e ha dei sistemi aggiunti, dei software aggiunti, tecnologia ovviamente mano a mano che gli anni passano si perfeziona. In questa specifica serie di aeromobile no, non ho mai volato, perché i piloti sono abilitati solamente su un aereo alla volta e in questo momento sto volando su un aereo invece della famiglia dell'Airbus, ovvero sia un'altra casa costruttrice. Meno male. Anche aerei molto diffusi, ma sicuri allo stesso modo. Prima parlavamo di errori umani, ma in questo caso mi sembra di aver capito che è stato un errore tecnico, cioè erano dei dati sbagliati scaturiti dal software.
Sull'incidente della Lion Air, sul quale già è stato pubblicato un rapporto preliminare d'inchiesta, possiamo dire che, come in tutti gli incidenti, è una catena di fattori. Non è soltanto ascrivibile a un solo elemento l'incidente, ma si deve necessariamente risalire a una serie di pannelli. Noi utilizziamo proprio la metafora delle fette di formaggio, delle fette di formaggio di Emmental, che se sono forate, no? Quando tutti i fori si allineano perfettamente, è un modello chiamato modello di Reason, allora si verifica l'incidente, perché tutte queste fette, questa metafora, vengano perforate nello stesso punto, sono necessarie una serie tale di coincidenze che, come dicevo prima, sono molto rare. In questo caso questo è accaduto, ovvero sia non c'è stato soltanto l'elemento umano dei piloti, che è stato l'ultimo di queste fette, ma anche una serie di pannelli forati in precedenti, ovvero dovuti sia alla casa costruttrice, che ha emesso questo, ha praticamente questo modello nuovo di aeromobile con questo software non perfetto, non adeguato, controlli da parte dell'autorità, in questo caso l'autorità americana, che ha certificato la possibilità di questo aereo di volare nel mondo, e anche un addestramento non adeguato degli stessi piloti, che quindi non hanno potuto fronteggiare adeguatamente una emergenza grave come quella che si è verificata in volo, e che in caso di un addestramento adeguato avrebbe potuto impedire e fermare la catena degli eventi. Ma in una situazione di emergenza i piloti effettivamente possono intervenire e rendere tutto manuale? Sempre. Questa è una garanzia che deve essere disponibile su tutti gli aerei, sia di vecchia che ovviamente anche di nuova generazione, dove l'automazione è spinta al massimo, ma è spinta al massimo perché possa essere garantita maggiore sicurezza, non perché si possa sostituire a ruolo determinante dei piloti. Per cui qualsiasi aeromobile ha la possibilità di, il pulsante rosso, di staccarlo e di poter intervenire manualmente in tutte le fasi del volo. E lei si è mai trovato in situazioni difficili d'emergenza? Situazioni di emergenza no, in situazioni simili in cui ho avuto un'interruzione di decollo con un aeromobile di non di ultimissima generazione, era un MD-80, e durante la corsa di decollo delle forti vibrazioni mi hanno suggerito di interrompere il decollo ancora a bassa velocità, per cui è una manovra, tra l'altro, per la che ripetiamo, come molte altre, al simulatore, proprio perché diventino di un automatismo e di assoluta facile esecuzione. Ma quali sono le misure di sicurezza che si devono adottare quando effettivamente sopraggiungono questi problemi tecnici? Quelle che sono state attuate e che sono state tardive, purtroppo, perché i due eventi che così tragici hanno dimostrato che poteva essere fatto qualcosa forse prima. Di sicuro l'errore umano è sempre presente anche nella tecnologia, non soltanto nell'ultima catena degli eventi, ma anche in chi ha approvato la possibilità a questo aeromobile di volare e chi lo ha progettato. Di sicuro ciò che viene messo immediatamente in piedi è una accurata ricerca delle cause, di tutte le cause, perché costituiscano un elemento di prevenzione e evitare il ripetersi di tali eventi. E rimane ancora il sistema più sicuro al mondo di spostarsi. Allora, parliamo di cose belle adesso, direttore, perché lo scorso giugno l'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, ha vinto un importante riconoscimento, quello del miglior aeroporto, e abbiamo battuto aeroporti come insomma, Barcellona, Londra, che non sono per niente da meno. Come mai? Soprattutto perché si è ricominciato ad investire. Con il volano degli investimenti ripartito si è determinato un circolo virtuoso che ha portato l'aeroporto a migliorare ogni passo che faceva verso una nuova concezione di utilizzo e gestione dell'infrastruttura esistente, migliorandola, ammodernandola, rendendola più fruibile dai passeggeri, rendendola più facilmente leggibile da tutti i passeggeri, fino ad arrivare a un contesto che, devo essere sincero, ha sorpreso anche noi, perché fino a pochi anni fa eravamo in coda alle classifiche e poi ci ritroviamo primi. Esatto, devo dire che dal 2012 in poi, da quando intervenimmo con un nuovo assetto di regolazione tariffaria, lo sviluppo che ha portato l'investimento che Aeroporti di Roma ha messo in cantiere in questi anni ha veramente portato a primeggiare nel mondo, e non soltanto in Europa, anche nel mondo, le nostre infrastrutture aeroportuali, non soltanto
questa romana. Anche l'aeroporto di Milano ha avuto un riconoscimento notevole nelle ultime statistiche pubblicate dalle agenzie di rating internazionale. Per cui voglio dire, del trasporto aereo evidentemente, certo. È stato fatto un grande lavoro di rilancio degli investimenti, a dimostrazione che se ci si impegna i risultati arrivano. E quando si riesce a coniugare un buon connubio fra le strutture pubbliche e le strutture private, dove la struttura pubblica riesce a capire quali sono le esigenze dell'imprenditore privato, i risultati arrivano. Un'ultima domanda prima di chiudere questo spazio, la faccio a entrambi. Avete mai avuto paura di volare, dottor 40? Qualche volta può capitare di aver paura rispetto a condizioni che uno immagina essere fuori controllo dalla propria attività di controllo, evidentemente. È un po' umano da questo punto di vista. Devo dire che poi razionalmente, soprattutto per chi fa il mio lavoro, si sa perfettamente che la situazione vede la possibilità di essere gestita sempre e comunque. Prima il comandante della Nuova parlava di una sua esperienza personale rispetto a un decollo abortito. Io ho avuto questa esperienza 3 giorni fa, tornavo da un paese estero, non le dico ovviamente quale, dove il pilota ha ricevuto una errata indicazione da parte del controllo di volo, ha imboccato un raccordo invece di una pista e si è accorto a metà corsa che doveva intervenire per interrompere la corsa dell'aeroplano. Operazione che in qualche misura ovviamente da passeggero spaventa, ma che in cabina di pilotaggio è pane quotidiano. Penso che Conte Novari lo può confermare tranquillamente. No, una buona dose di adrenalina comunque. Sicuramente credo, sì. Usare il termine paura è improprio, perché effettivamente l'essere vigili e attenti è importante, ma la cosa più importante che mi preme sottolineare è l'addestramento, la qualità dell'addestramento. Le compagnie aeree, tutte quante, è la loro responsabilità fornire l'addestramento sia iniziale che periodico durante tutta la carriera. Seppure si dovessero trovare in difficoltà economiche, non devono assolutamente tagliare o accorciare il percorso di un corretto addestramento dei piloti, perché va riconosciuto, e lo è universalmente, che se è vero che il fattore umano ha l'importanza predominante in tutti gli eventi, la prevenzione su questo fattore ricade proprio in una ottima e in una qualità dell'addestramento che richiede dei costi, ma sicuramente sono costi ben spesi. La formazione è il primo investimento che si fa per la sicurezza. Anche perché qui stiamo parlando di vite umane. Sicuramente. E allora io ringrazio molto i nostri ospiti, Alessio 40 e Marco Terranova. Adesso invece andiamo a Milano, dove il nostro Francesco Zippel, per la rubrica I colori dell'italicità, ha incontrato per noi Massimo Cagliazzo, color specialist, un professionista che si è formato nello studio del grande designer Alessandro Mendini e che ha saputo specializzarsi in un'arte del tutto nuova. Vediamo.